Italiani longeva gente. E questo si sapeva, ma nell'ultimo almanacco della scienza del CNR si sono sbizzarriti a raccogliere risultati di ricerche che fanno il check-up al nostro paese, tra stereotipi sfatati e luoghi comuni confermati. Si campa a lungo, dicevamo, lo testimoniano i 15.550 centenari presenti sul territorio nazionale, la seconda più alta aspettativa di vita alla nascita di tutti i paesi dell'UE, e i 2/3 della popolazione godono di buona salute, grazie anche al tanto vituperato Servizio Sanitario Nazionale, internazionalmente riconosciuto come modello da seguire e salvaguardare. Conta pure lo stile di vita e, sorpresa, non siamo affatto i sedentari che pensavamo. Uno studio sulla rivista Nature ha accertato che mediamente ogni italiano fa 5.296 passi al giorno, a fronte dei 4.961 della media mondiale. Tanto moto mette appetito ed eccoci a tavola, dove abbondano non più i piatti della mamma e della nonna, ma cibi pronti, precotti o consegnati a domicilio. Inglesi, tedeschi e francesi passano più tempo di noi tra i fornelli, mentre fra gli italiani crescono le famiglie che ricorrono a prodotti già lavorati. Ma, ed è una buona notizia, la collaborazione tra ricerca scientifica e imprenditoria negli ultimi anni ha portato a ottenere alimenti di ottima qualità in termini di sicurezza, salubrità, contenuto nutrizionale e qualità visiva. Tra i prodotti di eccellenza spicca il kiwi. Già, perché da diversi anni l'Italia se la gioca con la Nuova Zelanda come primo esportatore internazionale di un frutto un tempo esotico. Lo scorso anno siamo riusciti a piazzarne sul mercato estero per circa 500 milioni di euro. Mangiare pare che lasci un segno profondo nel nostro inconscio, tanto che un italiano su due si ritrova a sognare situazioni legate al cibo, e per uno su cinque la cosa è ricorrente. Piatto più gettonato, ovviamente, la pizza.